Momenti di grande tensione si sono vissuti ieri nel prepartita del big match Milan-Napoli. Tra le 18 e le 18.30, sul piazzale Angelo Moratti, un gruppo di ultrarossoneri ha teso un agguato ai primi tifosi partenopei che stavano raggiungendo il settore ospiti a bordo di pullman. Verso i mezzi occupati dai supporter azzurri è volato di tutto, soprattutto pietre, bottiglie e sassi. Il peggio si è temuto quando gli autobus si sono fermati sul piazzale all'altezza del gate 10. Solo l'intervento immediato della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Le forze dell'ordine, infatti, grazie al lancio di due lacrimogeni, hanno fatto disperdere i tifosi presenti. Il tutto è durato pochi attimi, poi l'ingresso del pubblico all'interno dello stadio è proseguito senza ulteriori problemi. Al momento non ci sono notizie di fermi o arresti, ma le indagini della polizia per risalire ai responsabili sono tuttora in corso.